Indeed, la piattaforma di lavoro che aiuta appunto i lavoratori a trovare un impiego e ha verificato che sta accadendo qualcosa. Finalmente che ci sono anche io nella <ride> Bene, qui a ah, Il Futuro Adesso accade di tutto, perché parliamo di burnout e siamo un po' stressati. Ma un pelino, ma giusto un pelino. <ride> appena, appena. Allora, do il benvenuto immediatamente alla nostra Alessia Francescangeli del collettivo Due e mezzo creator, benvenuta. Ma non Grazie. sei venuta da sola? No, ho portato i miei due uomini. E allora eh. puoi farti circondare Ta da, da nuovo ed accogliere Riccardo Giacomini e anche Matteo Montaperto. Benvenuti. Grazie, Grazie buonasera. buonasera a tutti. Grazie. Grazie. Allora, noi sappiate che stiamo trattando un tema serio, per favore. Eh? Ah, non infatti, abbiamo cominciato. Su... Eh, bene, bene. <ride> e, e allora sì, perché signor, siamo infatti, qui? Eh. Mi domando. Che ci hai chiamato a fare? Io vi ho chiamato perché abbiamo stabilito poc'anzi con la dottoressa Munafo mm -hmm. che in realtà il burnout sostanzialmente deriva dal fatto che ci si prende un po' troppo sul serio, giusto? Beh, no, sì. non siete d'accordo? Vi no, ho visto un po' perplessi, sì. <ride> ok? Sì, <ride> Vi ho visto un po' perplessi. Allora, in realtà, no, sto scherzando chiaramente, il burnout è dovuto soprattutto allo stress da lavoro, alla pressione che molto spesso si ha sul luogo di lavoro o semplicemente dal fatto che pretendiamo un po' troppo da noi stessi, Uh, siamo sempre sui device. I creator pare che oggi come oggi soffrano tantissimo di burnout, ci sono tantissime notizie che arrivano da tutto il mondo perché uh, devono sempre essere uh, sul pezzo, si suol dire, devono sempre riuscire a trovare l'idea quella giusta, uh, anzi la pensano, stanno scrivendo l'idea giusta e in realtà qualcun altro l'ha appena pubblicata e quindi si vive in questo costante stress. Voi vi ritrovate? Ci è capitato un sacco di volte questo. Tante cosa. volte. Avete, avete pensato di essere stati così ascoltati che ci fossero dei registratori microspie in casa? No. No, no per assolutamente fortuna, no. Ancora siete sani. di non essere così intelligenti che qualcuno <ride> sì. ha fatto prima di noi? No? Ancora siete sani perché qualcuno invece inizia a sospettare addirittura eh, pensa che ci sia la CIA, capito? Che li sta così, lui lui mi guarda perplessissimo. Assolutamente no, 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 no stavo, ti stavo seguendo. Ah, guarda, beh, se è se vero, questa, anche questa Perché... cosa l'abbiamo anche raccontato in un nostro recente sì. video mm -hmm. che Google, i telefoni, insomma, ti ascoltano. Eh, quindi uno parla Quell di... Quella è verità però. Quella eh? è verità, <ride> quindi verità. anche le idee dobbiamo, quando tiriamo fuori le idee, forse dovremmo allontanare, spegnere, spegnere Or... i telefoni, allontanare le gesti vi... casomai. Ormai è. vi devo, no non basta più, vi devo dire che in realtà se fate gesti e pensate cose proprio davanti alla telecamera, al vostro computer, potrebbe riuscire a intuire, perché conoscendovi, vedendovi più volte durante il giorno e quindi capendo... Il vostro modo di pensare, anche solo lo sguardo potrebbe indirizzare l'idea che state per avere. Avete mai, avete mai badato al fatto che leggendo un articolo e soffermandovi su qualcosa, dopo un po' arriva una pubblicità? Sì. 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 Avete pensato di essere matti, vero? <ride> Quello lo pensavo Al, all'inizio, all sì, però, però sì, è vero capito. <ride> in realtà è proprio questo: anche solo lo sguardo puntato su una parola ripetutamente può essere letto. Eh, sì, infatti. guardate no, 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 no bene. mi comincio a controllare intorno. Il problema è quando c'è <ride> qualcuno che ti chiede: mi fai una ricerca? Tipo il papà, mi cerchi su Amazon i saldatori, e tu per una settimana hai i saldatori ovunque. <ride> Di cui non capisci nulla, però... Però arriva costantemente esatto. quella, quella pubblicità, lo so, lo so, mi è successo così con la questione del dentista di mia nonna, però insomma... <ride> vabbè, Sembra una storia interessante. <ride> Potremmo raccontarla un'altra volta, okay. magari. Allora facciamo così, io direi intanto, per presentarvi meglio al nostro pubblico, di andare immediatamente a vedere una pillola che ci avete portato. Ok, okay. No, okay. Non per... <ride> no, non non no, non quella per... No, non quella. Quella gliel'hai portata? L'ho già data. Okay. L'ha già data. Andiamo a vedere, vediamo. I fratellini sono creature mostruose che si insidiano nella pancia di tua madre. Una volta nati, prendono possesso della tua stanza, dei tuoi giochi, dei tuoi sogni. Eh, ho capito, è troppo. Poi io ho paghiteo psicologo, però... Eh. I fratellini non esistono. E vuoi più bene a tuo papà? Ecco, eh, avevamo per l'appunto parlato poc'anzi con la dottoressa Muna Fo del fatto che il lavoro dei genitori fosse molto stressante e che per l'appunto. A volte si arrivano a fare delle cose un po' esagerate, mi sembra che voi le abbiate rappresentato bene. Beh, le ho preso in parola in proprio. In parola? Perfetto. Ma vi state esercitando per <ride> diventare genitori? Oppure questo era proprio per evitare che vi venisse in mente? Allora, guarda, io due figli già ce li ho. Okay, ecco, perfetto. Ecco. E non si ricorda come ci chiamiamo, pensa. pensa eh, che, che mamma. Questo potrebbe essere un problema. Bene, bene. Allora, diciamo, come è stato recepito dal pubblico questo tipo di, di messaggio? Qualcosa vi hanno detto? Dopo? Questo contenuto? Sì, Beh, I genitori, come È stato molto recepito? apprezzato perché ci seguono eh, molte, molte mamme, molti genitori. Quindi, io mi li... <ride> quindi devo dire. vedere che... appunto questa ironia che gioca anche su, sul film Men in Black, quindi cambiare la memoria del bambino per educarlo, quindi una nuova forma di educazione del, del bambino per rimporre eh, come dire la, la, la propria ah, ma era Mandy Black non l'avevo capito sto scherzando <ride> sto scherzando tu scherzi, ma quei giovani mica lo conoscono Man in Black eh? infatti per quello che ci siamo: si cioè può i giovani neonati perché... perché... perdonami uh, eh, non eh... esageriamo cosa mi stai dando della no lo sto no, dando a noi in realtà no, una cosa a noi perché a noi a noi dell'anziana a noi i giovani quelli più piccolini. Eh sì, allora ditemi un po' come nascono le vostre idee? È molto da quello che ci succede, sì, in sì, realtà sì, sì, sì. è anche un modo per esorcizzare lo stress che, che viviamo, no? Beh, vedi, torniamo al burnout. Torniamo a quello. Sì, sì, prendiamo le cose che ci succedono davvero e magari poi ci giochiamo sopra e a volte le rendiamo più assurde ancora, a volte non c'è bisogno. Sì. <ride> sono talmente assurde di loro che vanno benissimo così alcune esperienze per esempio tue personali sono state riportate più o meno pari pari tipo entrare all'agenzia delle entrate eh, portare dei docu delle documentazioni cose di questo genere poi dobbiamo parlare eh? io ho un po' di cose da dirvi che vorrei vedere rappresentate allora a parte gli scherzi però eh, chi è che ha più come dire un modo di vedere così più assurdo perché di solito c'è sempre quello che ha una visione un pochino più in là in Ma realtà è... lui è quello più cattivo ok ok già questa è un'informazione sì. interessante sì. Sì, quello più assurdo è Rick quello che riesce a <ride> a, a stravolgere, a, a stravolgere sì, in maniera assurda le cose ok Mm, Io sono la spiuccata che invece porta Ale. le esperienze no. che poi vengono elaborate, no, giusto. Ale, Ale mette giustamente il tocco femminile che non abbiamo <ride> eh, non avremo mai, credo, e quindi grazie a lei invece riusciamo invece a oh, mai dire, però ci è mai da... comunque nella vita, però no, c'è no. da dire una cosa, eh, Alessia è una fonte inesauribile di aneddoti eh, assurdi, reali, veri. E quindi a volte, quando lei ci racconta: è successo questa cosa, quante volte le dico: sì. Vabbè, ma questo è un video, cioè, questa ne è un'idea. Un quindi, spesso e volentieri lei non la deve pensare troppo assurda. Io magari ci metto quel tocco un pochino più Volevo fantasioso. Chiare, quando è venuta a lavorare con me, cosa ha detto? <ride> Quanto ci dai? Dopo ne parliamo sì. anche di questo, credo che vi dovrete trattire. Io vado, un altro ragazzi, eh. <ride> Allora, tornando al nostro tema, il burnout, eh, vi è mai capitato di provarlo? Di esserci vicini o di attraversarlo? Io credo di, eh, di esserci entrata proprio con tutte le scarpe, che ma quando, quando... No, però facevo un altro mestiere. Cioè un altro mestiere. Era un lavoro... Diciamo che serviva di sostentamento, non l'avrei mai scelto nella mia vita. Io ho Quindi un questo... lavoro che non piaceva, che però veniva fatto, come a molte persone, esatto. semplicemente perché permette di vivere. Ed è una cosa che io non, non auguro neanche al mio peggior nemico. Io ho fatto 15 anni di call center. Mm. Mm. E questo viene rappresentato in molti video. Mm. Esatto! <ride> Prima o poi doveva anche quello esorcizzarlo, sfogare in qualche <ride> maniera. Beh, Allora capiamo però tante cose, scusatemi se ne certo. andate a prenderla proprio lì. Ma certo, certo. Al <ride> call center abbiamo preso proprio. <ride> esatto. <ride> Colloquio al es call esatto. center. E, e quindi in quel caso hai vissuto In quel caso però... ho vissuto uno stress molto forte, eh, dato dal lavoro di per sé, tant'è che mi ricordo che una volta eh, mi fecero questo corso di formazione e la docente disse la durata eh, media di un operatore di call center è 5 anni. Dico in che senso? <ride> <ride> Io stavo già al quindicesimo. No, perché è un lavoro cioè, è molto misurato. È bellissimo dire questa cosa a una persona che è lì a lavorare. La durata media di. Ma cioè, esempio, adesso fanno? muoio! <ride> Però no, <butano>. ti esaurisci <ride> semplicemente e o cambi lavoro o muori. Cioè, secondo me non c'è una. E hai verificato che le persone che erano lì via via andavano via? Eh Sì, molte cambiavano lavoro. E non ti e sei fatta una domanda? Me perché? la sono fatta. <ride> <ride> me la sono fatta, e a un certo punto ho detto: Ok, se devo essere così stressata, anche depressa a un certo punto, per un lavoro che non mi piace. Allora, perché non mettere tutte le mie energie invece in una cosa che mi dà soddisfazione, che evitavo perché dicevo: no, però è una cosa troppo stressante. Il lavoro dell'attore è precario, come si fa a vivere così? Alla fine ho detto: Senti, cioè, almeno faccio una cosa che mi piace e effettivamente adesso la gestisco meglio. E questa cosa devo dire che risponde totalmente ai i dati statistici che abbiamo dato fino a poco fa, perché effettivamente. Uh, si nota sempre di più che anche le giovani generazioni tendono a lasciare posti sicuri uh, per invece cercare dei lavori che anche se non danno alcuna certezza ma danno la possibilità di vivere come si vuole, quindi con i propri spazi, con i propri orari, eh, sì. si tollera molto meno il capo, si tollera molto meno avere delle mansioni date da qualcun altro e non poter gestire come si vuole il proprio lavoro. Un Po' è dato anche dal fatto che con il computer siamo tutti abituati a poter lavorare quando vogliamo e dove vogliamo, e la costrizione invece su un luogo chiaramente fa male. Uh, un'altra domanda: scusate se adesso rapisco lei perché è interessante questo aspetto e corrisco Vi a lasciamo tutto quello... sole, <ride> ancora no? Ancora no? Ma uh, Alessia, un'altra cosa: ma in, in quel contesto, eh, che cos'era la cosa che stressava di più? Cos'è che veramente ha reso così difficile andare avanti con quel lavoro? Allora, io ero uh, al servizio clienti, quindi rispondevo ai reclami delle persone. Gli insulti, allora? Gli insulti, okay. esatto, <ride> io sono stata insultata per 15 anni, e non ho potuto rispondere mai neanche una volta, per cui io. Ho imparato a rimanere sempre molto calma, molto gentile, ma io uscivo dall'ufficio e volevo prendere a capocciate la prima persona che incontravo. Beh, è chiaro, non servono altre domande. Mi sembra mi sembra corretta. Esaustiva. E invece a te è mai successo a di me, provare burnout? A me anche è anche capitato, ricordo un'esperienza simile. Nel senso, nel, in un precedente lavoro che facevo. Eh, mi sono ritrovato nonostante avessi messo tutto me stesso. E avevo anche insomma, avevo ottimi risultati da, riconosciuti da parte dell'azienda, della, dell ma ero arrivato a un punto in cui avevo la sensazione di non vivere la mia vita, ma la vita di un altro. E quindi mi mancavo, ero molto lontano ormai da, da un po' di tempo dal, dal mio habitat che era il teatro, lo spettacolo. Perché avevo deciso sempre per una scelta di vita più sicura, più tranquilla, eh, per provare a instradarmi in un percorso anche di guadagno un pochino più sicuro. Eh, e come mi capita in tutte, in tutte le cose, mi ci sono messo insomma, di, di impegno, però poi... Tante, tanti elementi si sono sovrapposti e ricordo che c'è stato un momento in cui sentivo di non, di non farcela più. Ne sono uscito mh, con calma e, e mi sono ritrovato a poter governare anche quella situazione. Poi mi hanno licenziato, proprio sul più bello. <ride> e allora a quel punto ho detto va bene. No, perché, va bene. Perché effettivamente una delle, delle situazioni che capitano maggiormente oggi è che la prima cosa che cercano di fare le persone che riconoscono di essere in burnout è uh, cercare di governare la situazione e quindi di porre degli argini al lavoro che li stressa. Questa è la prima reazione sana, pensa, sì, sì. Di, <ride> per poter uscire dal burnout. Eppure molto spesso non basta perché... Non è molto spesso dovuto questo stress al fatto che Uh, non si hanno soltanto degli spazi che si vorrebbero riacquistare, ma è proprio magari la scelta lavorativa sì. che si è fatta, che è sbagliata. Io temo che dopo questa conversazione molte persone potrebbero lasciare <ride> il lavoro per intraprendere la carriera di, di, di tutti, re, tutti re, attori. di attori potrebbe essere veramente <ride> complicato. Allora, andiamo a vedere un altro vostro video e poi continuiamo a parlare di burnout. Vediamo. Basta, basta, basta! Non ce la faccio più! Aspetta, calmati! Cerca di capire anche le mie esigenze! Ancora con questa storia! La verità è che non fai nessuno sforzo per venirmi incontro! Ma non è vero! Ci ho provato mille volte! Beh, forse non ci hai provato abbastanza! E che io, io, io proprio non ci riesco! Però ti amo! No, 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 non ci provare! Se tu veramente mi amassi, non staremo qui a parlarne! E lo sai, e lo sai! No, ma, ma non è così! Cioè, cioè, non è che nella vita è tutto bianco-nero! Guarda, è molto semplice. Ci sono cose giuste e cose sbagliate. E tu sei dalla parte sbagliata. Oh, ragazzi, ma che è successo? Avete litigato? Guarda, Matt, per favore, cerca di farlo ragionare tu. No, 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 no basta. Io non voglio più aspettare. Basta. No, no, ragazzi, calma. Ragazzi, calma, calma, calma. Siete una coppia bellissima. Siete insieme da un sacco di tempo. Qualsiasi cosa sia successa si può risolvere. Non mangia sushi. Ecco, eh, direi che loro rappresentano il due e mezzo molto bene lo stress eh, di vario no. tipo. Allora io in questo caso vorrei chiedere a Matteo. Matteo, anche nel tuo caso c'è stato un momento di burnout anche solo per, come dire, per trasposizione, non so, Ma da parte sono loro? Sono in burnout perenne da quando ho aperto la partita IVA più di dieci anni fa, quindi non ne sono capisco, mai uscito. Capisco, 22 anni, capisco. Non sì. mi posso licenziare perché licenzierei me stesso, quindi non... Eh, ed è difficile, difficile, tutto è complicato, eh, però è anche vero che è un lavoro questo, che ti dà tante soddisfazioni ma allo stesso tempo poi eh, ti priva anche di tante altre cose, quindi devi arrivare a un certo punto in cui devi essere molto zen e capire di aver avuto dei vantaggi da questo lavoro e non degli svantaggi. Per esempio, l'esempio più classico, nei no? mm -hmm. weekend noi lavoriamo sempre. Non abbiamo un weekend libero dall'82, ancora non eravamo nati. Io e Rick. Forse eh, no, eh, scusa. Neanche eh, Ale. Eh, quindi bisogna un po' fare i conti con se stessi, e già solo questo è burnout per quanto mi riguarda. Beh, lo credo. Non, eh, non avere sabati e domeniche liberi. No, no, insomma. parlo del parlare con se stessi. Ah, no, quello <ride> una cavolata confronto, però no, già fare autoanalisi è molto stressante, in più anche durante il lavoro lo è, lo è, perché poi comunque noi mh, dobbiamo anche sempre cercare di eh, divertirci noi stessi per primi, sennò poi a livello energetico non passa quello che, che trasmettiamo e non sembra a me molto faticoso. Sì, anche perché non vi potete permettere di essere veramente stressati. No, no, ma se posso vedere insomma. <ride> se posso aggiungere, però siamo riusciti nel corso degli anni eh, da una parte a... Ma diciamo anche da quanti anni lavorate insieme. Allora, come trio è dal 2015, quindi a settembre, facciamo otto anni. Beh, direi 2015, sul sul di un matrimonio sul ormai. Però quindi... abbiamo iniziato un anno prima, avevamo iniziato sì. nel 2014 andando in scena. Con un corto teatrale. Vabbè, allora qui proprio tra un pochino nozze, <ride> non so, le facciamo di Rubino, non so se esistono, però. A due anni e mezzo noi abbiamo festeggiato sì, la nostra festa. prima festicciola con i nostri. Due e mezzo. Eh, giustamente. È, giustamente, giustamente. Dicevo, nel corso degli anni, visto che il linguaggio del web cambia costantemente, cambierà sempre, quindi chiaramente noi ci siamo dovuti adeguare eh, di volta in volta, non, magari a volte non è stato facile però eh, un po' l'esperienza mia personale lavorativa e, e, e la loro, anche un po' la, la nostra indole caratteriale, eh, siamo riusciti comunque a sviluppare una sorta di struttura, di organizzazione del lavoro, in modo da non andare mai poi per quello che noi facciamo in burnout. Per, noi creiamo contenuti comici, di divertimento, quindi io personalmente che poi mi occupo del montaggio di, di tanti video, mi diverto, anzi mi aiuta a rilassarmi. Esorcizza. Eh, esorcizza, esatto, quindi è un modo... C'è da dire anche una cosa molto importante, che c'è un lato umano molto forte, nel senso che noi siamo grandissimi amici, quindi nel momento in cui uno dei tre è in un momento di cedimento per stanchezza, per stress, eccetera, subentrano gli altri, ok, oggi tutti riposi, ci pensiamo noi. che questa è una cosa fondamentale che in un ufficio non avrei. <ride> e allora, allora torniamo al discorso che purtroppo le persone vivono tantissimo nel mondo digitale, il mondo online, e anche quindi i rapporti no, di confronto, non dico affettivi, però di confronto li vivono sempre di più eh, sulla rete. E questo fa sì che però poi eh, si travisi quella che è la realtà, e che poi quando c'è bisogno di conforto. Non c'è nessuno che vede il nostro sguardo, vero, al di là delle parole che andiamo a raccontare. E quindi ricordiamo anche ai più giovani quanto è importante invece vivere l'amicizia, vivere l'amore, vero, vivere um, la realtà delle cose, non essere connessi costantemente. Ci hanno dato dei dati spaventosi, ragazzi che sono connessi 17 ore al giorno, quale può essere il risultato? Certo. ossia lasciamo que, que, quel minuto in cui vedono i due, i due e mezzo e va benissimo. Poi, però, devono uscire. <ride> eh, certo, okay. assolutamente. Eh, tu Considera che io eh, insegno recitazione ai ragazzi dai, tra i 10 e i 12 anni. E mh, praticamente, quando inizia la lezione, ci sono quei 10 minuti, aspettiamo che arrivino tutti. E loro stanno così, col cellulare. cioè, sono seduti uno accanto all'altro, in platea, ognuno col cellulare. Io, quando ho visto questa scena, no. Non deve Questa succedere mai più, non deve, e quindi ho fatto la maestra cattiva. Adesso i telefoni me li mettete tutti in live e li riprendete alla fine della vita. Viene versione. bene, Alessia, viene, <ride> <bene. ride> viene molto bene Poi due se li hai rubati, anche. Vediamo un altro video. Quando una donna ha il ciclo, voi avete torto marcio, sempre, sempre. Sempre. <ride> Ecco, Ancora ridiamo, io, io, io credo breve, ma... che la vostra forza veramente sia questo dono della sintesi, ecco, riuscire in pochissimi istanti a dire tutto. Ah, bene, <ride> questo eh? è un grande complimento assolutamente, ma è, beh, è vero comunque ricordatemelo sempre dici questo perché Insomma, non senti i vocali di Rick perché durano dagli 8 ai 12 minuti infatti dicevo, è un grande complimento per me perché non sono dotato, non sono nato con, con il dono della sintesi però, però vedi che Vabbè, però nella, pratica... nei video sì, nei video sì riesco a scrivere veloce eh. bene, allora io vi chiederei innanzitutto, ovviamente voglio sapere velocemente dove mi possiamo vedere se siete a teatro, da qualche parte dal vivo per l'appunto, perché online vi seguiamo costantemente e, e poi se ci sono delle novità volete spoilerare qualcosa? Siamo in fase di scrittura. Ah, ok, Vabbè, quando fanno quindi, così gli artisti <ride> non si può dire niente, Un vuol dire come... che non stiamo a fare niente. Quindi... <ride> No, non è vero. No, 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 vero, sì. Anzi, in realtà, con due progetti distinti live, perché, perché abbiamo proprio bisogno di, di, di fare qualcosa umano. dal vivo. Sì, sì. Sì. E ci fa piacere che molti ci, ci chiedano: ma quando vi esibite live, dite, viva qualcuno che non ci vuole vedere solo sul telefono, ma ci vuole vedere dal vivo. Quindi vi faremo sapere. Appena abbiamo news sui nostri social, quindi diremmo. seguiteci asap. Asap. Bene, allora un messaggio velocissimo di ognuno di voi per i giovani che ci seguono, ma anche per i loro genitori, gli adulti per vivere bene, non andare in burnout. Non aprite la partita io. Mai, <ride> non fatelo mai. Mai. Bene, no, Alessia. Scherzo. Hai ragione, condivido. Sì. Alessia. E eh, niente, l'abbiamo persa. Eh, persa. Vai. Vado io. Eh, io direi, penso un messaggio un po' per tutti, di vivere con più leggerezza le cose, con più ironia, di circondarsi eh, delle persone giuste in modo da sapersi vivere anche la vita reale e poi ogni tanto l'intrattenimento del web. Alessia? E soprattutto io direi organizzate cose dal vivo, passeggiate, andiamo a vedere un museo. Uh, andiamo al cinema, andiamo, andiamo a teatro ragazzi, per favore. Ecco. <ride> e allora su queste parole direi proprio viviamo un pochino di più la realtà dei nostri giorni, che poi non è così male. E allora grazie mille ai due e mezzo per essere stati con noi. Noi ci fermiamo solo per qualche istante di pubblicità, tra pochissimo. Grazie a te.